Boa noite. É unha ledicia contar hoxe con Franco Berardi, bifo. Quisera comezar agradecendo a deseito especial a súa presenza aquí, posto que non se atopa plenamente ben de saúde e está a realizar un esforzo para que poidamos escoitalo esta noite. Bifo é un clásico xa na reflexión sobre o tempo. Mostra disto son multitude de publicacións como Despois del futuro, Futurabilidad ou Medio siglo contra tra o trabajo, entre outras. Precisamente, o fío conductor desta última obra é a busca dunha posible liberación do tempo de vida da escravitude que produce o traballo asalariado. Preocupación que percorre todas as súas etapas intelectuais. Ademais do dito, tamén atravesa toda a súa vida a loita como activista por un futuro mellor. Isto é algo que abrolla nos seus datos biográficos. Bifo renuncia a formar parte dese imaginario colectivo apocalíptico que repite como un mantra que non hai alternativa ao presente, entendendo ese presente como hipercapitalista e submetido a unha dictadura financeira. Cando non hai alternativa ao presente, o futuro desaparece, é roubado. Bifo leva toda unha vida sendo un referente na resistencia a isto. Graduouse en Estética na Facultade de Filosofía e Letras da Universidade de Bolonia e foi partícipe do mítico movimento do 68 do século pasado. Durante este tempo, uniuse ao grupo extraparlamentario Workers' Power e coñeceu a Toni Negri, é fundador de varias revistas, radios e canles alternativas. Entre outras, fundou a revista Traverso en 1975 e tamén a primeira estación de radio pirata gratuita en Italia, Radio Alixe. Franco Berardi é un dos referentes máis importantes do autonomismo obreiro italiano. Movemento moi interesante que ten representantes de sobra coñecidos, como o mencionado Toni Negri ou Mario Tronti, falecido ano pasado. Trátase dunha corrente mundialmente coñecida, lida e que inspira persoas de todo o mundo. Actualmente é profesor de Historia Social dos Medios de Comunicación na Academia de Belas Artes de Brera, Milán. Eu penso que somos moitas as persoas que agardábamos con especial interés escoitar esta conferencia. Sabemos que servirá para aprofundar no horizonte de posibilidades que sempre acompaña o seu discurso. Un horizonte propio daquel que ainda cree na utopía. Por iso fala dun porvir en que só a lentitude é veloz. Dun porvir en que, cito textualmente, se faga da arte unha forza de cambio de vida, se eliminen as fronteiras entre poesía e medios de comunicación e se sustraían aos mercados o dominio sobre os medios entregándollo aos sabios e aos poetas. Infinitas grazas, Franco Berardi, por estar connosco esta noite. di nada tengo de che disculparme e eh, eh, por, por mi voz y, y porque perché no ho pudo participar molto al, al congresso e eh, debido io creo a un a un dio poco ironico a una nemesis sin ironia, che eh, ha, ha, ha tomato alla lettera il titolo bastante funereo, bastante lúgubre che ha proposto, e quindi mi ha ridotto in una condizione di enfermedad per castigarmi. Lo è merecido. e eh, de todas maneras è eh, eh, studiado con mucha attention del caderno de presentación eh, filosofia e tempo che mi ha pare muy casi eh, una introdución general al problema del tempo e la filosofia occidental. Eh, Molto interessante, e, e non pretendo di de parlare del tempo con la misma exhaustività, con la misma precisione, però la prima parte, credo che tengo che parlare algo come 50 minuti, più o meno, e, e la prima parte e eh, voglio dedicarla a una definizione della maniera in cui io parlo del tempo senza pretensione di esaustività, lo ripeto. Ci sono due possibilità, ci sono molte possibilità, però a mí me interessano due prospettive filosofica relative alla questione del tempo. La una è la... Che ha sido proposta por Immanuel Kant quando dice che non possiamo percibir il mondo sino a través categorie, come dice, di forme trascendentali, dove la parola trascendental significa pura di tutta esperienza. No hay experiencia, dice Kant. Sino a través de dos puertas, de dos gestalten, de dos formas, che eh, sono el espacio e il tempo. È una, una eh, considerazione che funda in una certa maniera un giro della filosofia moderna. Che possiamo definire in molte maniere, eh, mentalista o trascendentale, eccetera. Però c'è un'altra maniera di entender il tempo, che è quasi contraria, però perfettamente compatibile a un altro livello. È la maniera che possiamo. Eh, un contrar in en la fenomenologia auseriana, per esempio, o anche nel pensiero di Harry Bergson, o anche la psicopatologia del tempo di de Eugene Minkowski. Il tempo sarebbe la esperienza umana. por excelencia. Solo a través de una experiencia de vida podemos concebir lo que llamamos el tiempo. El tiempo es la dimensión misma de la experiencia. Experiencia. Palabra fuerte. Yo no creo mucho en la etimología ni en los etimólogos. Che eh, non creen in sí mismos, eh, de otra parte, però la etimologia è una maniera per immaginare, per fantasiar. E mi fantasia, sopra la palabra experiencia, che non è solo mi fantasia, è anche lo che dice Heidegger in eh, alcuni luoghi: è es che que esperienza viene Ex La parola esperire periri, ex perire, eh, tiene algo che ver con la condizione della morte con la perspectiva della morte Perire a partir de. Esa è es la experiencia. Non hay experiencia particolarmente, non hay experiencia del tempo, sino in relazione alla morte, sino come relazione di un cuerpo a su propria morte. Il tempo, potremmo dire, è la autopercezione de di un devenir, di de un devenir nada. al final. Mi pare molto interessante il concetto di de devenir nada. féélix Gutali et Gilles Deleuze <coughs> han proposto il concepto de devenir in muchas maneras 'è il devenir animal, el devenir mujer, el devenir eh, minoria, il devenir resto, devenir otro nunca hablaron del devenir nada che me parece eh, una una prospettiva non solo interessante, però anche indispensabile, per riflessionare sul tempo in maniera consciente e eh, nella prospettiva di che l'idioma che utilizziamo normalmente, chiama la muerte. La morte, si dice in galego, come in italiano. Mi do conto cuenta che il galego e l'italiano sono molto più simili che... che... Non no, no lo sapevo. Però, mi scuso, parlo in una specie di castellano che non è castellano. Non si entendono. Allora, la prospettiva del devenir nada il devenir nada che si chiama muerte, in idioma eh, terrorizzante della del, de normalità, è eh, un, un processo che non si può pensare all'interno della condizione moderna. Hay un antropologo francese che si chiama Philippe Ariès che ha scritto un libro su questo tema, eh, en Occident, donde cómo en los que ponen La morte in Occidente, dove spiega come in i paesi che ponono la razionalità del progresso e della funzionalità in cima di tutto non si può parlare di un passaggio che eh, borra, che cancella, che eh, eh, destroda tutta possibilità di de, de sviluppo e di funzionalità. potremmo parlare poder, parlar di una remozione. Rimozione è una parola che mi pare che non, non, non esiste molto in castellano. In italiano decimos. Rimozione, in castellano mi pare che si dice repressione, però non mi gusta parlare di repressione, non si tratta di represión, no se trata de represión se trata... Freud usa la espressione verdrangung per entender questo eh, silenzio, questo ascondimento di algo che que non queremos riconoscere, che que non queremos. Ver. Entonces, la muerte parece algo, come dice Filippo Ariès en su libro, parece algo che la civilizzazione occidentale non può ammettere en el espacio della visibilità, della normalità, della vita comune. No se può parlare di eso. Perché? Io ah, credo che hay una ragione muy profonda del reciazzo, del miedo de, del, del discorso moderno in relazione della morte. La, de la, la modernità, in quanto modernità capitalistica, in quanto spazio epocal del capitalismo, implica una un'eternità del futuro. Il capitalismo si può considerare come il intento più exitoso di realizzare l'eternità. De hecho, la accumulazione capitalista è eterna. Il valore, in quanto astrazione del tempo vivido, è eterno è una eternità che si paga, che non scuesta la mortificazione della vita reale. Attraverso una mortificazione del tempo vivido, realizziamo la eternità del capitalismo. Alguien ha, ha, ha citato hace due eh, giorni durante una discussione, una frase di Mark Fisher, eh, una frase citata molte volte, che dice, è più facile oggi immaginare il fin del mondo che immaginare il fin del capitalismo. Pare un, un para, una paradoxa, un scandalo, non lo è. È più facile immaginare il fin del mondo che il fin del capitalismo perché il fin del mondo è possibile, è quasi probabile oggi. Il fin del capitalismo non lo è perché il capitalismo è eterno. Che significa che il capitalismo è eterno? Significa che il capitalismo si afferma, si costituisce spazio dell'abstrazione e l'abstrazione la eh, è eterna, non esiste. Però è es una non esistenza che presuppone il sacrificio della esistenza real di incontables seres humanos. Quindi il eh, capitalismo instaura una dimensione perceptuale, che è una dimensione in che il futuro è un futuro di espansione continua e, in una certa maniera, di espansione eterna. Non si può immaginare una conclusione, un fin del crescimento. Il concetto di crescimento, la pratica, la realtà del crescimento non solo è la condizione misma del desarrollo capitalista, ma anche è una condizione di pensamento e di de sensibilità de de del della vita, della esistenza sociale, della attività comune. Il futurismo non è solo un movimento eh, letterario, artistico, però è un, uh, un carattere profondo della cultura capitalista in tutti i momenti del suo sviluppo. A un certo punto, al comienzo del Siglo XX, il futurismo si afferma come la modalità maggiore, come la modalità più importante della percezione del tempo, hasta al punto che non si può eh, eh, immaginare una, una um, actuación sociale, una relazione sociale, una produzione, senza un futuro che è al stesso tempo espansione. Il futuro, il tempo che viene, tiene che essere tempo di crescimento, tempo di una expansione. Se non lo è, hay una enfermedad gravissima che que dobbiamo que curar immediatamente. È una depresión, nel sentido economico e psicológico del tempo. È un peligro politico, sociale económico, economico che non possiamo tollerare. Il futuro existe solo se. Eh, eh, se, se presenta come crescimento. Mi viene alla cabeza, parlando de, del, del futuro, una frase di Milan Kundera. Non sono sicuro che, che tiene molto a che vedere con quello che sto dicendo, però mi viene alla cabeza e la dico. Eh, Kundera scrive in una delle sue novelas eh, che. Pensiamo che il passato è terminato, fijo, immutabile e che il futuro si può cambiare. Nada è meno vero, la verità è il contrario perché il passato esiste solo nella memoria e la memoria, memoria di secunderà cambia a la misura che movendo nos cambiamo prospettiva, dice come una giacchetta di taffetà che mm, cambia su, su matices, su colores quando nos eh, eh, alejamos. Eh, de. Al contrario, dice eh, Kundera, il futuro no es... Una dimension, la dimensione della elezione e della libertà. È, dice, algo che non si viene incontro come una necessità che non possiamo evitare. Non so se, se tutto questo è vero, però mi interessa pensare che il futuro del capitalismo è quello che dice Kundera, perché. El capitalismo construye en su proceso automatismos. Todo en la máquina productiva, social del capitalismo es un conjunto de automatismos. Automatismos que nos obligan a hacer la sola elección, la única. Elezione che eh, che si ha possibile in relazione a esos automatismos. Parlando di automatismos, naturalmente, abbiamo che parlare di tecnologia. Che hace la tecnologia del tempo? Il tempo futuro? però anche del tempo presente, soprattutto del tempo presente. Naturalmente, la storia del capitalismo ha sido una storia di crescimento perché ha sido una storia di de accelerazione del tempo. Che significa crescimento? Significa una espansione della massa del prodotto e soprattutto della massa del valore del valore de di scambio e eh, come si realizza questa espansione eh, si realizza attraverso de un'accelerazione del tempo di de lavoro e eh, un'accelerazione del tempo di de lavoro è il carattere centrale dalla storia del, del capitalismo. Lo eh, so che a Gera ha avuto un, una, un, una ponenza eh, sul tema, de de eh, eh, tema del tempo di lavoro. E questo tema del tempo di lavoro è assolutamente centrale in storia del. Del desarrollo eh, capitalista. È all'interno del tempo di de vita, che si trasforma in tempo di lavoro, che si incontra la soluzione dell'enigma enigma della de espansione economica. È es attraverso través dell'intensità una accelerazione del intensità del tempo di de lavoro che si hace possibile un'aumentazione eh, del valore, essenzialmente, anche del, del, del prodotto concreto, ma soprattutto del valore astratto. In questa storia della accelerazione, che è la, la storia del lavoro e di sua abstrazione, ¿eh? Eh, algo di nuovo accompagna in le ultime decadi, eh, nel passaggio che possiamo definir come il passaggio al capitalismo digital. La digitalizzazione e la digitalizzazione del lavoro eh, ha se possibile una accelerazione fantastica, una accelerazione... sin precedentes de la, de la producción de, plus, de plusvalía e, y también de la producción de mercancías. Pero lo que me interesa más no es la dimensión económica de la aceleración productiva que produce una intensificación de la producción de valor. Lo que me interesa más es lamensión psicológicaica, cognitiva, que es l'effecto de la aceleración digital. Cuando hablamos de, de, de los problemas uh, psíquicos que están vinculados a la uh, transformación digital. Ci riferiamo a molte cose che accompagno la eh, diffusione della computazione, della rete e della cellularizzazione del tempo di de vita e di attenzione. Molte cose. Eh, C'è un effetto di ubiquità della del, de la, de connessione Hay un effetto di de disapparizione del corpo dell'altro e nel processo di comunicazione Hay un effetto di accelerazione di de intensificazione della eh, stimolazione informativa digitale processi differenti, però è importante capire che significa intensificazione della stimolazione. Diciamo normalmente che grazie alla tecnologia digital, si è hecho possibile la trasmissione, eh, la recezione di una massa crescente, enorme, quasi infinita, della informazione. Eso significa che cada individuo può mandare e ricevere cada vez masse informazioni. Però talvez olvidamos che quando parliamo di informazione, o no stiamo parlando solo di de qualcosa di de immateriale, nel senso che la informazione non è una cosa è un signo che significa una cosa, un processo, d'accordo, d'accordo. Però la informazione veicolata por il mobile o per la computadora o per il sistema tecnocomunicativo globale è anche una, eh, una circolazione di estímulos materiali di stimoli che a alla materia cerebrale eh, alla materia psichica per eh, dire così sí, eh, sí, eh, stimolando l'organismo sensibile de maniera cada vez más rapida si parla molto per esempio di alcune patologie che sembrano nuove, che sono nuove in una certa maniera, soprattutto in sua diffusione, come la dicha A, i de, de, trastornos della de attenzione, che sembra... Eh, Caratterizzano cada vez más il comportamento dei niños, dei jóveni, eh, delle nuove generazioni. Questa patologia non si può entender in en su dimensione massiva sino pensando a quello che la accelerazione del impulso, del, del efecto fisico o eh, l'effetto cognitivo prodotto por la, eh, 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 la stimolazione informazionale. Non possiamo sapere eh, se c'è un, un punto di ruptura in questa intensificazione. Lo che sappiamo, e lo sappiamo molto bene è la diffusione cada vez más extensa di patologie psichiche, soprattutto nella generazione più giovane. Queste patologie, se può, nel mio senso, non sono un esperto di psicopatologia, naturalmente, però eh, eh, sto studiando... este fenómeno en los últimos 30 años y me parece de haber entendido que hay esencialmente dos tipos de efectos eh, de esta hiperintensificación del estímulo. El primero es un efecto que podríamos definir como pánico, es un efecto de... accelerazione panicante che produce una sensazione di non essere all'altura del flujo, di de essere sempre in ritraso e di sperare continuamente qualcosa algo nuovo che eh, sempre llega però nunca è Però un organismo che soffra largamente da questo tipo di stimolazione panicante può a un certo punto eh, collapsare e passare a una modalità depressiva. Eh, io vedo la depressione la depressione di cui parlano i psicopatologi la vedo essenzialmente come la caída della tensione deseante in eh, seguito de, de un effetto pánico ansiogeno producido per la intensificazione. E sappiamo molto bene che le due patologie, trastornos della tensione, de di un lato, crisi di pánico, di un lato, e depresión, dell'altro lato, sono due patologie che se han diffuso in ultime décadas e sigono diffusiando de maniera eh, impressionante eh, eh, soprattutto in la giovane joven. La precarizzazione del lavoro è il contesto in cui è doppio effetto patogeno si manifesta e si alimenta che significa di hecho precariedad ma precariedad significa alcune cose che conosciamo molto bene a livello laborale, a livello giuridico è una interruzione della relazione normativa della relazione eh, legale tra il capitalista e il lavoratore eh, che obbliga il lavoratore a vivere sempre in una condizione di concorrenza di competenza con gli altri lavoratori e che obbliga il lavoratore a vivere sempre in una situazione di espera di ciò che succederà domani Marx Explica che i proletari hacen obreros a un certo punto, che c'è una competenza tra i proletari. Quando si presentano frente alla porta della oficina, i proletari sono nemici l'uno uno del perché competono per eh, eh, entrare. Quando la inimistad, cae e empieza la solidarietà di classe. Si trasformano i proletari in obreros, in compañeros, decimos. Eso terminò con la precarizzazione globalizzata del lavoro perché ogni mattina. I proletari si presentano frente a una nuova fabbrica e que competir competere l'uno con l'altro, della misma maniera che agere, sempre, tutta la vita, senza la possibilità di trasformarsi in lavoratori solidari l'uno con l'altro. Però il concetto di precariedad non si limita alla dimensione laborale, alla dimensione giuridica. Il concetto di precarietà, in mio senso, è anche e soprattutto un concetto psicopatologico, perché quando decimos precarietà, decimos una condizione in che la relazione linguistica, affettiva, sociale, naturalmente, al altro, è sempre in pericolo, è sempre in una condizione di ridefinizione. E al final, in la trasformazione digitale del lavoro, in lo che llamamos talvez il teletrabajo, lo che pasa è che i lavoratori nunca encuentran il cuerpo de los altri lavoratori, è la disparizione del corpo che caratterizza eh, al final in eh, maniera patogena eh, la relazione precaria. Bene. tempo, abstracción morte. Il capitalismo... Il desafio del capitalismo è un desafio che mira hacia la a scia la eternità attraverso la astrazione del lavoro e attraverso l'accumulo virtualmente infinita di valore. Però, a un certo punto della storia del capitalismo, eh, eh, da un lato si verifica una eh, virtualizzazione digitale e precarizzazione digitale del tabacco. Dall'altro De si verifica un altro fenomeno, che io chiamiamo il fenomeno dell'agotamento. Perché il devenir nada del corpo non desaparece grazie alla eternità della produzione di plusvalia. Sì, sí, claro, il capitalismo è eterno, è virtualmente eterno. Ma i corpi dei lavoratori, il corpo della società, non è eterno. È un corpo che si agota, che invecchia e che que muore. Questa contraddizione per il capitalismo, è es è scandalo, non è una contraddizione, es è un scandalo. È qualcosa che non può accontese, ma accontece. Questo scandalo dell'invecchiamento, questo scandalo della morte, è algo che il desarrollo capitalista non vuole riconoscere. E c'è tutta una macchineria immaginaria, e anche economica, e anche pubblicitaria, e anche politica, che mira a borrar l'effetto di agotamento. Però l'agotamento è sacà. Pensiamo, eh, per esempio, all'invecchiamento della popolazione eh, della parte più eh, sviluppata del mondo. Un invecchiamento che eh, tiene mm, Diferentes cause. De un lato è l'effetto della prolungazione del tempo di de vita. La prolungazione del tempo di de vita è algo che non problematizziamo a livello filosofico. Es, Pare essere solo un problema dei medici. Prolong, la prolungazione del tempo di de vita è es un esito fantastico della scienza. La medicina, bravo, bravo, medico. Però è anche un fracasso del filosofo, in mio sentido, perché non possiamo pensarlo in sus implicaciones implicazioni laborali, politiche, éticas etiche, anche. envejecimiento, entonces, è un effetto. Exitoso per la società, però non tanto exitoso, non sempre exitoso, per i cuerpos eh, concreti degli individui sociali. E del lato lado, il della popolazione del nord del mondo è dovuto a un altro fenomeno non meno interessante. Il fenomeno che si chiama denatalidad, un tema che in mia percezione è un tema enorme, probabilmente è il, il tema più importante del nostro de tempo e soprattutto del tempo che viene. Nana De Miguel che ha avuto le, la, la possibilità di ascoltare... Ha parlato del, del fenomeno della denadalità e ho ascoltato parole che mi hanno interessato molto perché normalmente i lo, politici, per esempio i politici italiani, le politiche italiane... Eh, eh, Hablan mucho del peligro de la de natalidad, las mujeres no, ha, no hacen hijos, es un peligro extremo para la sociedad. ¿Qué podemos hacer? Y parece. Che il problema è essenzialmente economico: che non hai eh, scuole, che non hai eh, scuole per i niños pequeños, che non hai di, dinero per le donne. Io non credo che il problema se possa ridurre a, a una questione economica. Credo che la denadalità sia l'effetto di qualcosa di molto più complesso che. che che la economia, ante de nada, è un effetto della nuova libertà delle donne. Secondo, è l'effetto della separazione della sessualità, la procreazione, che è un effetto della libertà femminile, e non solo femminile. Secondo, Terzo, e soprattutto, Me parece que la denadalidad hoy es un efecto de la conciencia, es un efecto de, de la conciencia de mujeres que en todo el mundo, sobre todo en algunos lugares del mundo, han consciamente o inconscientemente decidido que no es bueno producir las víctimas. dell'inferno climatico inevitabile, che non è buono produrre le vittime della guerra nucleare, cada vez más più probabile. È possibile separare la sessualità da questa produzione di vittime. È possibile. E cada vez più lo facciamo. In Corea del Sud sembra che la la tassa di riproduzione ha abbassato a 0.7, lo che significa che in tre generazioni i coreani del sud disapparecono. I italiani aspetteranno quattro generazioni, che l'astima. E, bueno, entonces, el envejecimiento de la población del norte del mundo. El envejecimiento tiene efectos culturales enormes, no solo a nivel social, sobre todo a nivel psíquico, a nivel cultural. Yo me digo, tal vez, cuando pienso a lo que está pasando en la política mundial, que lo que llamamos Ritorno del fascismo non è propriamente un ritorno del fascismo. Sì, sí, chiaro claro, hay partiti che chiaramente tienen una ideologia razzista, nazionalista, aggressiva che gana le elezioni in molti luoghi con Dell'estate spagnola eh, che Dios lo conservi. Eh, però, se tratta veramente di. sto abbromando naturalmente. <ride> eh, se tratta veramente di fascismo, io mi acuerdo che il fascismo era joven, giovinezza, giovinezza. Primavera di bellezza è eh, la canzone dei fascisti italiani. Il eh, fascismo futurista, essenzialmente futurista, eh, era un fenomeno di conquista, di aggressività colonialista, di coraggio mascolino, virile. Non mi pareva che il fascismo di oggi eh, sia eh, né giovane, né caratterizzato per un coraggio masculino, aggressivo, né fondato su una ideologia di conquista. Perché la verità è che lo che i bianchi, i nordici, i europei, i norteamericanos temen, i russi temen, es la invasión de los negros, de los que vienen de, de las terras barbaricas que eran colonias y ahora son invasores. entonces me parece que es un fascismo al revés. es un fascismo de los viejos. no es fascismo. tenemos que inventar una otra palabra para, para, para definirlo. e per criticarlo in maniera efficace perché tenemos che empatizar con il sentimento della de, de derecha contemporanea tenemos che entender che significa che passa in la mente, in la cabeza, nel psichismo de, de los che eh, Perciben l'agotamento come come algo aterrizzante, come algo che non si può parare. Io credo che la, la persona, l'intellettuale che meglio parla del fascismo contemporaneo è un fascista, che se llama Michel Houellebecq. Non so se sé è fascista, è un, un grande scrittore, un poco racista, non hay duda, un poco machista, non hay duda. Però molto interessante, perché si leemos Suelbeck, se leemos libri come La extensión del dominio della luce, magnifico, è un libro sobre la soledad masculina, aggressiva. Si leemos Saneantir, su ultima novella, non no molto interessante a livello letterario, ma molto interessante a livello psichico e social, parla del envejecimiento como de un, un, un peligro extremo que no sabemos cómo enfrentar porque la sola cosa que sabemos pensar es el futuro, es la expansión, es la fuerza, es la agresión y no somos agresivos y no somos fuertes, somos impotentes a nivel político somos impotentes, a nivel sexual somos impotentes. Esa es la raíz profunda. Del, del, fascismo, del fascismo contemporaneo e un'altra raiz importante del fascismo contemporaneo, del miedo contemporaneo di un fascismo che non è il fascismo del coraggio aggressivo, è il fascismo del miedo eh, senile. Un'altra raiz profonda è il caos. caos. Mm. Hablamos del caos. Perché il caos tiene muchísimo che ver con il tempo. Non possiamo parlare del caos se non hablamos del caos. Che è il caos? Non lo sappiamo. Sì, los físicos, teóricos, explican muchas cose del caos, però, quando hablamos del caos a livello del discorso comune, a livello politico, a livello social, ¿de che stiamo hablando? Hay il caos fuori, in algún lugar? Nunca he visto il caos. Il caos non esiste. Ciò che esiste è es una relazione tra la velocità delle informazioni e la mente umana. Questa relazione, que che è una relazione eh, che si modifica nel tempo. La mente umana si è incontrata per 10.000 anni con una infosfera che era la infosfera della de habla quotidiana, dopo era la infosfera complessa del testo scritto, la velocità della infosfera era una velocità relativamente lenta. Che ha ido accelerandosi paulatinamente durante i siglos hasta un certo momento a esplodere, de manera fantastica. in un certo momento, che coincide con la introduzione della elettronica e la comunicazione e la informazione, en este momento la infosfera se multiplica. Fantásticamente. Y si digo que se multiplica, estoy diciendo que se acelera, porque la mente está expuesta a una masa de informaciones que no son solo informaciones, son también estímulos psíquicos, mentales, cognitivos, que la mente no puede elaborar al ritmo de la infosfera misma. Acá sta, io credo, la raiz di lo che chiamiamo caos. Il caos è una velocità della infosfera che non si può elaborare in tempo utile. Che è il tempo utile? Eh, per un lavoratore sarà la possibilità di saper tutto del mercato del lavoro. Una altra persona sarà di sapere lo che sta passando in quei luoghi. Per un niño, per un niño sarà tutto. Tutto è utile. Perché nada è utile. E come posso sapere che sarà utile per me? Come tutto arriva con una chiamata all'attenzione, una chiamata pubblicitaria, una chiamata disciplinare. una llamada tecnologica, etc etc. El caos entonces es unamensión de la enfosfera de la infosfera que escap al tempo de'laboración de mental en esta situación que hacemos en esta situación hay un peligro muy grande que perdemos la cabeza, si puedo decir así. Che perdiamo la capacità di valorare de manera razionale, utile, la relazione con gli altri, la nostra, nostra potenza, eccetera, eccetera. Il caos introduce la mente alla guerra, introduce la mente alla violenza, introduce la mente a una condizione di aggressività o, il caos produce un effetto di tipo automatico, es decir, che quando la infosfera se hace demasiado rapida, quando l'universo universo se hace demasiado complesso para poterlo governare, a questo punto creiamo automatismi per elaborare, per demultiplicare la velocità del, del universo sociale. Eh, per questo io credo che eh, tiene un, un senso razionale la espressione proposta por Slavoj Zizek, per esempio, di end of times, il fin del tempo. Il fin del tempo è inconcepibile. Non hai un fin del tempo, però hai un fin del tempo umano. Y me parece que nos estamos acercando a, 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 la, a la fin del mundo de que habla Mark Fisher. Porque el mundo es algo concreto, no abstracto. El mundo son los cuerpos de miles y miles de palestinos masacrados cada día para el fascismo sionista. El mundo es el corpo concreto della città, della vita sociale. E questo corpo concreto non può sopravvivere in una condizione di accelerazione caotica crescente E il fin del tempo si acerca. Io ho terminato, però tengo che dire che la descrizione che sto facendo. De, del futuro o del probabile o dell'inevitabile inevitable non è es molto esperanzadora, lo admito. Però al mismo tempo, lo dico sempre quando parlo con, con persone, al mismo tempo, tenemos che guardarnos. Che l'inevitabile generalmente non no llega, non acontece, non si verifica, perché lo che acontece sempre è l'imprevisibile. Non mi interessa parlare di speranza, non è una parola che mi interessa. Mi interessa parlare, pensare, actuar, in termini di imprevisibilità. Non lo sappiamo. Podemos analizzare il fin del mondo come inevitabile, però lo che sta acontecendo nel mondo verde, concreto, in la mente, nella cabeza, nella immaginazione di un chico che vive in Indocina, non lo so, che vive in un lugar ascoso e che inventa la soluzione finale o la insurrezione che viene. Questa insurrezione non la possiamo prevedere, non la possiamo conoscere. Grazie. Ben, comezamos o debate. Sí si que quería comentarvos que eh, Franco Berardi pediu nos que dentro das vosas posibilidades intente desfacer as preguntas o máis concretamente posible debido a que non escoita ben e, ademais, evidentemente, pola cuestión lingüística. Non? Gracias. Sí, 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 por supuesto. Moitísimas gracias. Esto es impresionante y las preguntas podrían ser moitas pero eh voy a hacer una pregunta muy muy concreta, ¿no? Que además eh tiene que ver con la frase de Mark Fisher y y y se me suscitaba ya con Mark Fisher se me vuelve a suscitar ahora, ¿no? Eso de que el, el capitalismo eh, es eterno, esa abstracción que se expande, cómo se eh, hace compatible con el hecho de que la fábrica de imaginación del capitalismo, que es el, el cine, las series de televisión, solo producen eh, distopías, eh, zombies, <laughs> la destrucción, la desaparición. Pa parecería como paradójicamente que ese capitalismo externo es incapaz de imaginar otra cosa que su propia muerte. Nada más. ¿Qué, qué hacemos? Responder? Sí, 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 sí. Cuando hablamos de abstracción, estamos hablando de algo que acontece esencialmente. En la dimensión real. Paradójicamente, Marx lo explica en la Einleitung del 57. Einleitung del 57, para los que no son viejos marxistas, significa la introducción a un libro que se llama Grundris. En la introducción explica que el concreto es la síntesis de muchas determinazioni abstractas. Lo che è più concreto nel capitalismo è l'astrazione del lavoro. Essa è es l'astrazione. Es è un fenomeno molto reale. È il fondamento stesso della de realtà capitalista. La immaginazione è qualcosa che vive in una dimensione contraddittoria. Perché, come usted dice, la, la immaginazione è prodotta la macchina informativa, immaginaria e spettacolare capitalista, però allo stesso tempo è l'effetto della vita quotidiana di un corpo, di un corpo pulsante, di un corpo impulsivo, di un corpo inconsciente. Essa è la condizione di stava dicendo imprevedibilità, che è la imprevedibilità? È es justamente questa separazione dell'effetto di de dominio dell'astrazione, un, un, un effetto di de imprevedibilità de delle reazioni della mente umana in sua concre, concretud, se dice concretud, concre, concretez, non lo so. Naturalmente, la utopia. Usted ha usato la palabra utopia. Io prefiero usare la parola poesia, perché la poesia, fuori di tutte le retoriche, è esattamente questa percezione di un eccesso, di algo che non si può encontrar nel en discorso dominante. En, en la realidad de la abstracción. Quiero agradecerle que utilizase dos palabras que en estas jornadas y en muchos foros apenas se escuchan ya, que son la palabra clase y la palabra capitalismo. Parece que la gente le tiene miedo, mucho miedo, y ahora introduzco Introduzco dos palabras más eh, que también están en su vocabulario. Eh, habla de lo imprevisible, también en uno de sus de lo imprevisible. Habla también de la segunda venida del comunismo. ¿Cómo imagina usted lo imprevisible de la revolución? se tengo che limitarmi a analizzare le condizioni reali del presente, in eh, termini, eh, puedo dire, eh, del marxismo classico, non mi resta nessuna... Esperanza, puedo dire, non mi resta nessuna possibilità di immaginare una, una evoluzione che non sia la, la distruzione della civilizzazione umana. Perché? Perché da un lato assistiamo alla creazione di un sistema cada vez più complesso di automatismi, i automatismi finanziari. que obligan la economía a aceptar la, la regla capitalista, automatismos psíquicos producidos por la publicidad, por la comunicación, automatismos militares y sobre todo automatismos técnicos. Esa es la maquinería del capitalismo contemporáneo. Hay una escritora que se llama Keller. Easterling, che ha scritto un libro con un titolo difficile che è Extra Statecraft, in che parla di quello che non pertenece alla macchina politica o economica, però alla macchina tecnica. E dice, oggi il vero potere che sta fuori dello Stato, Es un poder de las plataformas técnicas globales. La plataforma informacional, Internet, la plataforma eh, energética, el sistema de producción de petróleo, etcétera, etcétera. Algunas grandes plataformas automáticas que no podemos escapar. Entonces, no hay posibilidad de escapar. Segundo, si vamos a analizar. la dimensione della subiettività politica della classe lavoratrice, come ho intentato di dire prima, la pregarietà sembra impedire un processo di solidarietà della subiettività sociale. Quindi non c'è possibilità di immaginare. Bueno, però, ora, mi sono limitato a parlare di lo che conosciamo. Eh, tengo che essere sincero. Se parlo di ciò che conosco, non vedo salita. Eh, Però, lo che conosco non è tutto. Eh, lo che conosco non no conosce l'imprevisibile. E quando dico imprevisibile, non sto parlando di algo di mistico, di metafisico. No, no, no. Sto parlando della produzione mentale, consciente, estetica, tecnica, di fuerzas che non pertenecono al campo del conoscido, di de giovani soprattutto. È la, la patologia juvenile che mi interessa moltissimo. Nasconde, asconde de una certa manera la imprevisibilità del funzionamento del cerebro joven. Marx tiene che essere repensato in condizioni che sono condizioni caóticas, non solidari, eccetera, eccetera, però también in condizioni di produzione. De un imprevisibile social. Questo è es lo che mi pare Esperanzador, puedo dire così? Sinceramente, la parola speranza almeno in italiano, non so se sé, in castellano è differente, può essere. Speranza è es demasiado vincolata a un quadro religioso. A me mi interessa più la parola expectativa, expectation, dicono gli inglesi. La expectation, es decir, la nostra maniera di lo che può acontecer. Sappiamo come i nostri cervelli capiscono e non funziona. Puede ser que hay cerebros en lugares que no conozco que están captando algo que yo no puedo captar. Vale. Hola, sí, soy yo. A... Buenas tardes. Eh, yo quería hacer, a ver, algo, bueno, algunos apuntes. Muchas gracias por la exposición. Por una parte quería... Eh, como hablar de un concepto del que habla Eva y Lutz, que se llama capitalismo escópico, en el cual explica que el capitalismo actual eh, está basado en la imagen. Entonces, eh, ¿cómo todos nosotros nos hemos convertido en un producto en este escaparate ¿no? de las redes sociales, en esta infoesfera, como llamabas? Entonces, eh, eso por una parte estamos como alienados a, 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 esta, a esta infosfera, pero por otra parte esta infosfera también es hackeable. ¿no? El otro día hablaba una compañera que vive en Londres y que los eh, riders eh, utilizan unas aplicaciones donde la, la máquina, ¿no? la empresa los controla. Pero han hecho, y justamente esto del teletrabajo, que la máquina evita ese contacto entre obreros o entre trabajadores o entre las clases populares, me da igual cómo le queráis llamar, porque aquí se me criticó el otro día un poco por decir clase obrera. Entonces, estos trabajadores ahora han empezado unas huelgas y a través del hackeo con una aplicación en la cual ellos son quien maneja esos datos. Ahora mismo han podido llevar unas huelgas mucho más allá, tienen eh, bueno, pues esos comunes con esos datos que pueden utilizar para hacer un, un pulso a ese poder. ¿no? Por lo tanto, sí que he entendido como todos los conceptos y todo esto, pero como dice Marx Fischer, quien se lo quiera leer, el final es un final feliz, aunque él se suicide, eh, pero que sí que quería como... Eh, preguntarte un poco en, en base a el marxismo, porque la filosofía para mí también eh, tiene que cambiar las cosas, no solo saber analizarlas, y un poco, pues, ¿qué pensabas cómo se puede hackear este sistema? ¿no? Y cómo eh, la organización es posible, y me da igual si es ese comunismo, esa utopía, o ese mundo un poco más justos para todos y todas. Entonces, esa era mi pregunta. Gracias. Ah, Due cose per rispondere parzialmente. La prima è a partire dalle ultime parole. Eh, has detto che la filosofia tiene che cambiare, non solo che interpretare. È una, una frase... Che abbiamo ripetuto molte volte, una frase che Marx ha scritto, probabilmente la frase più conosciuta di Karl Marx: Hasta oggi la filosofia ha interpretato il mondo, ora tenemos che cambiarlo. Tesis numero 11, di de un scritto su Feuerbach tesi su Feuerbach Beh, io non no posso discutere quello che ha scritto Marx naturalmente però mi interessa problematizzare questa affermazione che comparto però, però che significa? significa che interpretare è qualcosa che non cambia e Naturalmente Marx sta parlando in un contesto storico molto preciso, il contesto della schierda hegeliana, il contesto dell'idealismo. Alemano, d'accordo, allora tiene ragione. Però a mí me mi interessa che talvez, come Marx ha detto che interpretare non è importante, è importante cambiare, talvez pensiamo che interpretare sia un'attività... para profesores. No, interpretar es el acto más importante en un proceso de transformación posible, si la transformación es posible. Me explico. Por ejemplo, los psiquiatras nos dicen que hay una depresión... crescente tra i giovani. D'accordo, se può dire, è parzialmente vero però, intentamos de interpretar interpretare questa verità della depressione. Che è la depressione? Può essere che se interpretiamo la depressione, scopriamo che la depressione è, uno, una forma di conocimiento, la más verdadera. Segundo, que la depresión es una condición de rechazo, de deserción, deserción de abandonar el campo de las expectativas eh, consumistas, eh, productivistas, etc. Entonces, interpretamos, no es tiempo perdido. Quando interpretiamo, stiamo facendo un lavoro molto importante, desde tutti i punti di vista, non solo filosoficamente hablando. Però, se ho capito bene, c'è un altro punto in tuo eh, eh, discorso, che è la possibilità di hackear, la possibilità di de, deturne, de, di di cambiare la destinazione, l'uso, la funzione, la interpretazione del, del, del messaggio. Eh, L'atto più poderoso di hacking che ha sido accomplito por il movimento obrero in due secoli, quando non si diceva hacking, si diceva... Rechazo del lavoro, per esempio, era di trasformare la funzione della tecnica. La tecnica ha sido inventata por el capitalismo para eh, explotear cada vez más el trabajo humano. Los obreros, quando sono solidarios, quando tienen una capacità di organizzazione eh, solidaria, Hackeano la tecnica e la trasformano in una maniera per liberare suo tempo di de vita dal lavoro. La, 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 la cosa più importante che ha fatto il movimento obrero in due sigli di vita ha sido ridurre il tempo di lavoro. Io eh, so che a Gier se ha parlato di questo. Questo sigue siendo la forma più importante di trasformazione che possiamo immaginare. No non solo perché vogliamo lavorare meno, ma soprattutto perché l'autonomia la, la della vita è lo che si sottrae alla necessità della riproduzione. La tecnica non è tan mala. La tecnica è sido inventata per gli seres umani per lavorare meno. È il capitalismo che l'ha utilizzata per obbligarci a lavorare più. Però è la naturalezza stessa della tecnica, perché la tecnica tiene una naturalezza, paradossalmente. È la naturalezza stessa della tecnica. C'è la, la capacità di liberare nuestro nostro tempo. Questo è es l'hacking più importanti di tutti. Al stesso tempo, tengo che dire che quando si parla di hacking nel campo della tecnica, eh, dobbiamo sapere che oggi è il nostro cervello che si incontra al centro del combattimento, al centro della de luce. Il nostro cervello è in peligro, lo sappiamo. De, de hecho, non solo perché sono patologie, eccetera, ma anche perché il cervello è il luogo dove si riproduce continuamente la dominazione. Eh, la pubblicità, per esempio. Tendiamo a olvidar la funzione eh, che la pubblicità... Eh, è tan presente in tutti i momenti della vita e della città. Che, che significa qual è la funzione patogena della pubblicità. E il mismo si può dire della diffusione delle tecnologie informatiche, eccetera, su duplicità. Hacking significa capacità di liberare una possibilità entre molte Hola. Mire, eh, nada, por cambiar un poquito. Hay una cosa que agradecerle en todo caso a la conferencia. Me pareció muy sugerente, la verdad. Un montón de. Y un resumen también de un montón de sus ideas. Pero no sé por qué me vino a la cabeza un libro y quería comentárselo. De, porque tiene, supongo que tiene que ver con la poesía y la muerte. Y sobre todo cuando se refirió a los bárbaros, a la invasión de los bárbaros. Y me recordó el libro de Dino Buzzati de la invasión de los bárbaros. No sé si. Y lo que tiene que ver además con el tiempo y la muerte, y, de, y el de Grac también. Y como es además un escritor italiano, pues no sé si lo tuvo en cuenta en algún momento, si tiene referente. Es ese, es ese señor que espera la invasión de los bárbaros y no llega y hasta que llega su muerte. Y un libro muy poético, por cierto. Y nada, simplemente que me sugirió, no sé por qué, cuando hablo de los bárbaros y este final, no, no me entiende, claro. No. <laughs> Se me entendió.

El eh, desierto de los tártaros, ¿no? De Dino Buzzati. De Buzzati. No sé, claro, igual estoy. Eh, el, el, no, Dino Buzzati. Sí, de no Buzzati, El de no desierto no <laughs> 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 O sea, los bárbaros, esa espera de los bárbaros me refería que me vino a la cabeza completamente ese libro y la poesía que subyace en ese libro. Los tártaros sí. son los que no vemos, sí. pero imaginamos. Sí, ¿eh? eso, eso mismo. <laughs> y. Los tártaros di Buzzati sono un tema molto interessante perché è un tema molto ambiguo, ¿eh? intenzionalmente ambiguo. Perché Buzzati dice: Los tártaros nos, nos, nos danno molto miedo, perché non sappiamo cosa possono essere. E tendiamo a pensare che nos hacen mal. Però los tártaros podrían essere. Eh, la, la salvazione che, che non no, no possiamo trovare è lo che già conosciamo. Se intendo bene la questione, eh, la as vinculata alla naturalezza della poesia, che è la poesia. Eh, 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 la poesia è justamente la, una, una attività mentale ambigua. La è es essenziale per la poesia. Non è poesia, sino è ambigua. Donde ambiguo significa polisensual, polisignificante, che può significare una cosa, ma anche una cosa. Quindi è ambigua. Però al mismo tempo la poesia è eccessiva. È quello che eccede, che va più del, del limite del nostro intendimento de e del nostro conoscimento eh, Oden che è un poeta eh, inglese eh, che partecipò alla guerra civile spagnola eh, della parte giusta eh, e eh, che viviò la, la, la derrota in maniera molto dolorosa, gli a pensare, e che escrive un poema estremamente ex, importante, estremamente forte, che si chiama 1 settembre 1939, un poema in cui parla della guerra, di de quello che sta acontecendo nel mondo. Oden nos dice alcune cose sulla poesia. Ante di nada, nos dice che la poesia non fa accontester nada. Poetry makes nothing happen. Non no produce nada. Però allo stesso tempo, nos dice che la poesia ci permette di immaginare ciò che non possiamo immaginare attraverso il nostro conoscimento. Nos permette di vedere lo che non si può vedere, che non si può vedere non solo perché il potere nos impide, ma anche perché la nostra mente stessa nos impide di vederlo. E quindi c'è un'altra poesia di Oden che mi pare magnifica, che si chiama Goodbye to Mezzogiorno. Eh, Oden passò... Algum tempo in una isla italiana che si chiama Ischia, cercana a Naples, e, eh, siendo homosexual, Oden eh, aveva immaginato Ischia come un luogo di vita erotica, libre. Lo è, non lo è, non sono sicuro, così è. A un certo punto della sua vita escribi che non possiamo dire perché in un tempo passato fuimos felices. ma non possiamo olvidar che siamo stati felici. In queste parole, in mia percezione, in mio sentido, che sono parole che si possono intendere in maniera molto semplice, però non solo, in queste parole Oden nos dice che la, la, la felicità è qualcosa che escapa a nostro conoscimento, ma al mismo tempo è iscritta in una dimensione tan profonda di nostra sensibilità. Che sempre, grazie alla poesia, può essere, però non solo, sempre possiamo orientarnos en la vita, en la storia, en, en la politica. È es questa idea della inefectualità della poesia che se trasforma in un effetto di. Come lo Tartaros de Buzzati, in un effetto di possibilità, in un effetto di immaginazione di un possibile che non possiamo no eh, no conoscere, che non possiamo sperimentare, ma che possiamo mantenere vivo grazie alla ambiguità della imaginazione. Gracias por tu pregunta incomprensible. Eh, has hablado de clase obrera, de proletariado. Has hablado de clase obrera y proletariado. Eh, ¿Tú crees que son palabras o terminología vigente o que son ya una terminología obsoleta? Le parole non sono mai Depende Dipende dal contesto, dalla intenzione. Eh, claro, se insegni in en una scuola, in eh, un liceo, non so, sé, e usi la parola proletario, sembri un po' loco. Mi è accaduto molte volte di loco a miei studenti. Eh, Però la locura ha un, un aspetto che talvez te può essere eh, interessante. Il professore è sloco. Ascoltiamo il loco. Eh, loco que... eh, la parola proletario eh, tiene un, un, un contenuto che ho tentato di de definire prima che eh, non no ha desaparecido il contenuto di questa parola. Sigue siendo utile per intendersi che è un proletario, secondo il pensamento marxiano, il eh, proletario è un lavoratore potenziale che non è un lavoratore, che a un non è un lavoratore, è un disempregato, è un pobre, eh, eh, però nel trayecto di su Condizione sociale può trasformarsi in obrero. E, questo è il senso della parola proletario, però naturalmente le parole hanno una storia, hanno una, una aura, hanno una estética. Talvez mi aconteciò di de dire la parola proletario, però a un certo punto he lasciato di de dirla, perché mi he dato cuenta che parlare oggi di proletariato ti pone in una condizione che sembra che sia fuori del, del mondo reale. Ci sono altre parole per dire la misma cosa, per esempio, precario. Precario è una parola tan ricca De implicaciones. Eh, que, de, naturalmente, sí de siempre, lo dicen también los políticos en la tele, eh, precario. Tenemos que precisar que precario no significa solo lo que nos dicen eh, los jurídicos, los políticos, etc. Significa algo, por ejemplo, que nos dicen los psicólogos. Y allá. Se incontra la parte più interessante della parola precario. Precario, in suo etimo, 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 significa qualcuno che tiene che precar, che è obbligato a precar cada giorno, per favor, per favore. Eh, eh, si tienes la necessità di precar, significa che estás molto debile, molto... Entonces, la precariedad è la condizione del proletario, pero è también la, una condizione generalizzata en nuestro tiempo. Todos son proletarios hoy, con la può essere, di Elon Musk. Los otros son precarios. E, y, y soprattutto, quando decimos precario, stiamo hablando también de una condizione che si riferisce alla, alla habla, al, al linguaggio, al linguaggio stesso. Perché a me mi pare che se profondizziamo su un discorso sulla precarietà, dobbiamo analizzare anche la, la formazione del linguaggio e l'accesso del niño al linguaggio. Freud ci disse... Che l'accesso al linguaggio è un fenomeno essenzialmente affettivo. Luisa Muraro, filosofa femminista italiana, nos dice che noi creiamo che la parola agua significa algo che me permette di non tener sed, perché, me lo ha detto mia mamma, è la relazione a la madre che ci permette di entrare en nella dimensione del sentido, del significato. È il corpo di alguien che parla. La madre, non è necessario che sia la madre biologica, può essere un sobrino, può essere un signore, non importa. Un corpo singolare. È la voz di un corpo singolare che ti permette... de creer que esta es agua, que te permite de creer que el mundo tiene sentido. Agamben dice, en un libro que se llama El lenguaje y la muerte, dice que la voz es el punto de conexión entre el cuerpo y el sentido. Genial. El punto de conexión entre un cuerpo. perché cada corpo è singolare, cada voce è singolare, e il sentito, che è universale, l'accesso singolare alla universalità è mediato per il corpo della madre o del sobrino, per un, per un corpo, mm? Bueno, un il problema oggi è che siamo. creciendo una generación que ha aprendido más palabras por una máquina que por la madre. Eso es el fundamento más profundo de la precariedad contemporánea. Y cuando decimos más palabras por una máquina que por la voz de la madre, estamos describiendo perfectamente todas las patologías precarias de nuestro tiempo. ¿Por qué? L'effetto più profondo a livello psichico, in mio sentito, è la fragilità del mondo come mondo di sentido E quando dico fragilità, sto dicendo precarietà, La la, la, eh, la fragilità psichica della generazione precaria. Claramente è una fragilità sociale, è una fragilità eh, laborale, però soprattutto è una fragilità affettiva che si riferisce, prima di tutto, al campo mismo del linguaggio e della relazione al corpo, a un corpo del linguaggio. Come puoi vedere, la parola proletario se può dire, io credo, pero a palabra precario é máis interesante. Bueno, primeiro de todo, moitísimas gracias polo esforzo de, de dar esta conferencia ainda estando enfermo. E despois vou resumir moito a, a miña pregunta. Mi pregunta fundamentalmente é a seguinte. Eu soy profesor, como moitos de los aquí presentes, e me tengo que enfrentar día a día a la conciencia de que mis alumnos tienen miedo, tienen miedo al caos, tienen miedo mmm, a que no se les respete, pero al mismo tiempo mmm, no se unen, no pasan a la acción. Mi pregunta es muy simple. ¿Es posible educar para la poesía, para la posibilidad y para lo imprevisible, utilizando sus términos? Io ho insegnato moltissimi anni, non so sé esattamente quanti, in situazioni molto differenti, ma la maggior parte del mio tempo lo ho passato enseñando in en una scuola della notte per eh, extranjeros, per lavoratori, la maggior parte di loro erano stranieri. In mia insegnanza era una insegnanza di letteratura e di storia. Il problema si è posto infinite veces, naturalmente. Perché? Perché quando stai parlando con un migrante marocchino o bengali, è difficile parlare della poesia italiana. Hai il rischio che eh, stai. Hablando di nada, non no, no si intende. <coughs> però al mismo tempo, io <coughs> credo che la poesia non è lo che sta scritto in pagine di Dante Alighieri. Può essere, però è soprattutto una maniera di trattare la materia della vita quotidiana e soprattutto la maniera di contar la storia, per esempio. Poesia per mostrare come la storia è un absurdo, come la storia è una possibilità perdita, come la storia è totalmente differente da quello che si chiama abitualmente storia, come la storia è un horror, o come la storia è una possibilità. De... Eh, poesia in un certo senso è una forma di parecer locos. Parecer locos è importante. Mi è accaduto a Barcellona parlando in una, una grande assemblea di studenti, eh? En el centro di cultura contemporanea di Barcellona che al final, después de haber parlato di questo, non so di che, un joven, può essere 15 anni, si, me, me, me puso una, una pregunta: che Era, professore usted me parece loco, se siente bene. Mi ha chiesto ma si siete bene? Perché mi pareva loco. Fu la volta in cui mi ha sido, sido data la possibilità di enloquecer completamente. Io ho risposto, prima di nada mi siento benissimo, mi siento molto bene ora. E te explico perché. Porque es imposible entendernos. Esa es la, be la, la belleza de esta situación. Que yo estoy hablando de cosas que a ti te parecen locuras. Y a mí me parece una locura lo que estás diciendo tú. Pero esa es la condición de mayor riqueza posible. Porque estamos imparando cosas que son totalmente extrañas a lo que esperábamos antes de venir acá. Y Quindi, insegnare eh, en mi mio sentimento sempre dovrebbe essere la manifestazione di una condizione di locura reciproca, di incomprensione reciproca che si trasforma poco alla volta in la ricerca di nuovo, di qualcosa che non abbiamo previsto ni tu ni io. In questo processo è importante el elemen, el, un elemento di solidarietà empatica tra locos, di commozione reciproca. Una volta stava leggendo in una classe di persone... Uh, di 40 anni lavoratori nella maggioranza eh, stava leggendo un, un passo di un, un poema di Torquato Tasso un poeta italiano del rinascimento che ha scritto una obra che si chiama La Gerusalemme Liberata dove hai un, un canto una parte che si chiama La morte di Clorinda è su una guerrera eh, eh, musulmana saracena che crede essere musulmana però è cristiana però los musulmani la hanno catturata e è una guerrera musulmana molto forte molto vittoriosa che si incontra con tancredi tancredi sta innamorato di clorinda eh, eh, però non la riconosce perché tiene, come si chiama, questa cosa, l'elmo. Eh? Sì. E, e combatte l'uno contro l'altro. E al final Tancredi mata la povera Clorinda. Y le leva l'elmo e la riconosce. La è matata, mi amor, l'amor de mi vida. E, e dice palabras Hay vita, hay conoscenza, e, e, e dice parole muy comovedoras. E mi accontenció che la voce me si rompiò parlando di questa storia e gli studenti passaron alcuni momenti di vero panico che non sapevano che fare con il professore che sta loco, che gli durante la lettura questo fu il momento in cui è lograto comunicare di maniera più forte il senso di questo poema magnifico, magnifico. Torquato Tasso era loco, ha sido recoveryato in un hospital paralocos, eh, per un periodo. Eh, eh, comunicare la bellezza di questa de poesia in particolare, ma più in generale, di comunicare la locura della bellezza umana, dell'amore umano, della del, de guerra, della solidarietà, del tutto. Sì, sí, io credo che la poesia in un senso molto ampio è la porta di ingresso alla comunicazione eh, educativa, anche la matematica. necesita un poco de poesía. Monse, finalizamos ya con esta última pregunta. Vale. Muy bien. Hola. Hola. Eh, como has hablado del fascismo, a mí hay una pregunta que te hago que es, ¿acaso no es el fascismo ya el, el, como digo, la, la, la forma agresiva de defensa del capitalismo? Quiero decir que ante el caos que no son capaces de controlar, ante el agotamiento, y que tampoco son capaces de controlar mediante concesiones económicas, ecológicas, sociales, como eso ya cada vez va siendo cada vez más imposible, entonces echan mano de la agresividad, es decir, cada vez son más agresivos, cada vez atacan más, es decir, y eso, todo esto no demuestra una debilidad precisamente del sistema que ya no es capaz de convencer mediante formas civilizadas, digamos, de, 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 de acuerdos, sino que tiene que ser manos ya de la violencia directa. ¿no? Por ejemplo, todos los organismos internacionales están saltando por los aires, ni la ONU, ni el Tribunal de la Haya, ni nada, no reconocen nada. Pueden decir lo que quieran, ellos hacen lo que les da la gana. La, la violenza, l'aggressività, eh, non credo che possiamo ridurla a un effetto della relazione capitalista. Naturalmente lo è, naturalmente il capitalismo è es, essenzialmente la violenza della esplotazione, la, la violenza della de submissione, della colonizzazione, eccetera, della schiavitù, eccetera. E la violenza eh, del fascismo e de, di questa specie di fascismo che conosciamo oggi, ha qualcosa che non si può ridurre sensibilmente alla relazione economica di esploitazione. Non sempre l'effetto massivo. Del capitalismo è desencadenare la aggressività. Muchas veces, eh, per un periodo abbastanza largo, l'effetto maggioritario della produzione, della capitalista, ha sido una specie di integrazione apparentemente pacifica eccetera, eccetera. Hoy, al contrario, parece che la violenza e l'aggressività aggressività stanno resurgiendo come un effetto maggioritario. tenemos dobbiamo que explicar questa specificità del momento, momento attuale. Eh, Qual è es questa specificità? In mia interpretazione, eh, che eh, non pretende di essere esaustiva, naturalmente, però in mia interpretazione, dobbiamo considerare un agotamento. Della energia, la energia, la eh, parola cruciale per entender il capitalismo. Eh, l'etimologo etimologo eh, non acuerda che en ergos significa propriamente il trabajo. Eh, non hay trabajo sin energia. Non hai sviluppo senza energia. E quando dico energia, intendo la energia, i recursos materiali della energia, il petrolio, eccetera, però intendo anche i recursi fisici della energia produttiva dei lavoratori e soprattutto intendo la energia come energia mental, come... Capacità di partecipare in un processo progressivo, eccetera, eccetera. Tutto eso ha sido explotado por el capitalismo. Però oggi sembra che questa energia se sta agotando. Se sta agotando per razones fisiche e demográficas. Il capitalismo non può convivere con una poblazione. Fisicamente agotata e non può convivere, non può prosperare con una popolazione deprimita. I viejos sono molti e sono fisicamente agotati. I jóvenes sono non molti e sono deprimiti. Non mi pare che il capitalismo tenga un futuro tan brillante. La prova è che il capitalismo sta uh, ritornando alla guerra. La guerra, la, la locura più loca che abbiamo conosciuto, parecía a mia generazione, me parece anche a tua generazione, la guerra parecía qualcosa di impossibile, di de passato, demasiado loco para poter... No sta retornando già ha retornato Perché? Perché quando le energie si agotano, non olvidiamo che l'aggressività è una terapia per la depressione. Se estassi deprimito, puoi matare qualcuno e ti viene una energia improvvisa, il giorno dopo ti matas a ti stesso. Però sappiamo che la violenza è un attivatore di energia in situazione di agotamento. Il fascismo è una cura per la depressione, in generale. E allo stesso tempo è una cura pericolosa, perché prepara il suicidio del giorno eh, successivo, ma è una cura. In este momento è una cura alla depressione. E quindi io eh, credo che l'agotamento mentale e fisico della popolazione, soprattutto della popolazione occidentale, mi pare la explicación più apta per entender il volver della guerra. Eh, come se pueda sviluppare la situazione, come se pueda salire da questa situazione. In questo momento non lo sappiamo. Io credo che dobbiamo aspettare un periodo in cui la guerra seguirà siendo la forma predominante della de de vita sociale e geopolitica. Ma allo stesso tempo dobbiamo interpretare la guerra come effetto dell'agotamento e prepararsi possibile poeticamente. una salida de esta cura loca de la depresión. Muchas gracias.